diciamo che nel primo tempo abbiamo speso parecchie energie, ci sono state parecchie occasioni da entrambe le parti, forse più dalla nostra parte, dove siamo riusciti anche a incidere con il gol del vantaggio. Poi chiaramente l'espulsione ha cambiato un po' gli equilibri e con l'uomo in meno ci siamo abbassati. Nel finale siamo stati bravi a colpire e affondare il Monza. Con quel genere di vittorie che aiutano a rinvigorire un po' lo spirito, no? Dopo, sempre quello che è successo in mondo. Ma io sento parlare di crisi e siamo secondo e terzo in classifica, ora non ho visto bene la classifica e i risultati. Sento parlare un po' troppo negativo intorno alla squadra. Abbiamo giocato contro Vicenza e potevamo benissimo vincere partite se si analizzano le occasioni. Abbiamo perso in casa con la Fermana, dove il sottoscritto ha fatto un gol di testa ed è stato ammonito per un fallo di mano. Lo lascio a lei il commento. Con la Triestina abbiamo subito due tiri in porta e per 75-80 minuti schiacciati nella loro area. Quindi penso che bisogna essere un po' più lucidi, ci vuole un po' più di equilibrio nel giudicare le prestazioni. Oggi ritengo che sia una vittoria importantissima, una vittoria preziosa su un campo difficile contro una buonissima squadra. E vorrei sottolineare i meriti nostri della squadra, dello staff, più che i demeriti del Monza. Il tuo ritorno al gol ci voleva. E che gol? Sì, sono contento. È inutile nascondere l'amarezza delle partite precedenti dove non sono andato a segno, è inutile nascondere che ho sofferto, sono rimasto male in parecchie circostanze, però c'è sempre, ogni domenica c'è sempre un'occasione importante da sfruttare, quindi sono contento e ci tengo a sottolineare che la giornata di oggi mi ricorderò 24 compagni che mi sono saltati addosso vicino alla bandierina per festeggiare con me.